Lo zucchero è fondamentale per moltissimi prodotti. Si dice che circa l'80% dei prodotti in Italia contengono zucchero nelle forme più variate. Il consumo di zucchero di una volta si è non solo più che dimezzato, è quasi arrivato a un terzo. Più responsabilità del consumatore nello scegliere i prodotti, nel leggere le etichette. Spesso si parla di zuccheri occulti, in realtà tutto è scritto nell'etichetta, i consumatori dovrebbero leggerle con più attenzione. Lo zucchero rimane una cosa essenziale per far crescere le nuove generazioni e per invecchiare dignitosamente e bene. Non dovremmo arrenderci, poi chi vuole arrendersi lo faccia, ma se c'è qualcuno coraggioso che ha voglia di investire, che crede nella filiera italiana dello zucchero, perché non metterlo in condizione di farlo? È una magnifica opportunità per tre settori industriali importanti, importanti proprio per il messaggio che dobbiamo lanciare, il messaggio che lo zucchero va bene. Qualunque risorsa agricola, ma anche lo stesso olio d'oliva, ha bisogno di un processo di depurazione e quindi ci sono dei procedimenti che rendono effettivamente più consumabile da parte del consumatore o dell'industria di seconda trasformazione che lo impiega come ingrediente. Siamo a un bivio, l'Italia deve decidere se la filiera zucchero, ancorché ridotta come adesso, è ancora strategica e rischiare di rinunciare a una produzione italiana di zucchero è assolutamente inconcepibile.